Benvenuti friends dal vostro Super Corris. Eccoci qua ragazzi, giustizia è fatta. Ovvero, voi mi direte che significa? Siamo riusciti a far rimuovere la pagina YouTube che ci stava creando dei contenuti contro, che in maniera assolutamente bastarda e infame ci creava contenuti contro per far passare il messaggio che io fossi la persona più stronza dell'umanità, soprattutto per rubarci l'identità. Questa è una pagina che ha messo, si è permesso di mettere immagini con il mio volto, i miei loghi, di tagliare tutti i miei video e pubblicarli su YouTube in maniera assolutamente illegale, contro legge, contro qualsiasi norma e di YouTube e del copyright in generale, rischiando, peraltro, rischiando sia il creatore della pagina, sia tutti quegli ebeti che abbiamo cacciato dai nostri canali, perché se andavate a vedere i commenti di questa pagina erano tutte persone che sono state a leccare il culo al sottoscritto fino a due giorni fa. Sono stati cacciati, chi perché era scostumato, chi perché faceva delle battute che a me non mi piacevano, chi perché insinuava cose che a me non piacevano, e sono andati là a creare questa pagina illegale, criminale, tra virgolette, per cercare di buttare merda sul sottoscritto. Una pagina creata ad hoc, perché se tu estrapoli una live dove, un pezzo di live dove magari io sbatto un avversario che precedentemente magari per tutta la gara mi ha fatto casini contro, è chiaro che uno che vede quello, vede io sclero, sbatto uno, guarda, dici questo è un deficiente. Se tu estrapoli da una live dove ci sono imbecilli che entrano apposta per corrermi dietro nelle gare, per crearmi un danno, estrapoli solo la parte dove alla fine sclero e fai finta che io sono pazzo e dal nulla impazzisco, è chiaro che a me crei un danno, perché la gente che ne sa, uno stupido che non si va a informare, dice questo è uno pazzo. Se tu estrapoli pezzi di live dove do consigli a dei ragazzi, dove parlo in generale, come faccio sempre, del mondo, di quello e quell'altro, e metti solo un pezzetto, a me mi fai passare come un deficiente, come un cretino. Non perché a me mi dispiaccia o mi intacca, ragazzi. Io ve l'ho sempre detto, a me potete dire quello che vi pare, che non vi piace il mio canale, che non vi piaccio come lavoro. È sacrosanto non essere d'accordo con uno youtuber, non gradire come lavora uno youtuber, è tutto sacrosanto. Quello che non è sacrosanto è insultare la persona, non lo youtuber, e rubare immagini e contenuti. Quello non si fa. Quello è penale. Adesso vi farò sentire cosa hanno rischiato questi cretini, sia chi ha creato il canale rubando i contenuti, sia chi è andato a commentare con minacce e insulti. Faccio vedere cosa ha rischiato sta gente. Appena nasce un'opera d'arte, il suo autore è tutelato dall'altrui plagio o che abbia riportato alla sua opera il famoso marchio con la C nel cerchietto per indicare che si tratta di copyright o che abbia avvisato il proprio follower con la dicitura tutti i diritti riservati. Anche senza tali formalità, infatti, l'autore acquisisce il diritto di tutelare la propria opera contro le contraffazioni. Questi deve solo dimostrare di essere stato il primo autore, ossia provare l'anteriorità dell'opera. Bene, la pubblicazione su YouTube può già essere una prova. Così, se voi pubblicate su YouTube una canzone inedita e qualcuno ve la copia, potete fargli causa anche senza essere iscritti alla SIAE, senza aver protetto l'opera o scritto accanto ad essa tutti i diritti riservati. In base al tipo di commento, gli haters rischiano di essere incriminati per diffamazione aggravata. Pensate ad esempio all'utente che scrive un commento offensivo aggravato perché fatto su internet. In tal caso si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro. La minaccia, ad esempio, se l'utente del web lascia un commento del tipo o cancelli il video o farai una brutta fine, in tal caso si rischia la multa fino a 1032 euro. Molestie. Il reato di molestie punisce le condotte volte a importunare gli altri in luogo pubblico o aperto al pubblico o tramite il telefono. Pertanto si può configurare anche su una piattaforma quale YouTube, trattandosi di un luogo virtuale ove è consentito l'accesso di chiunque utilizzi la rete. Si tratterebbe quindi di luogo aperto al pubblico. Questo è l'indirizzo della Cassazione, che ritiene plausibile l'incriminazione nei confronti dell'hater che, anche con le semplici critiche espresse in forma pacata e quindi lecita, è divenuto però assillante e ripetitivo. In tali ipotesi potete rivolgervi alle autorità per sporgere una denuncia querela ed ottenere la punizione del colpevole. Quindi, ricapitoliamo, queste persone per semplicemente il loro odio e il loro senso di inutilità, perché poi che succede? Chi fa una cosa del genere è semplicemente uno che ha tanto tempo libero, magari ha provato ad aprire un canale YouTube e non ci è riuscito, è stato sui nostri canali e li abbiamo cacciati. C'è gente che sui miei canali c'è da 4-5 anni, Gabriele Porretta, Nico Volza, Antonio Pennino, Angelo Ghini, Frank GT. Cioè c'è gente che da 4-5 anni sui miei canali. Quando ho aperto? 4 anni. Qua è possibile. Non sono stati mai bannati, mai bloccati.
Perché gente che sa come si sta su un canale, che c'ha l'educazione, che sa che è un momento magari che tu stai sclerando, non ti è venire a fare la morale o a farti la lezione di vita. È gente che c'ha un'educazione di base. Purtroppo quando è che io caccio gente dal canale? I moralisti, li voglio capirti, quelli che ti dicono una cosa buona ma sotto testi negativi. Quelli che ti insultano direttamente, quelle sono state persone cacciate dal canale, gente che ti viene a prendere per il culo, gente che nonostante magari tu stai correndo e vedono un incidente che è stato causato da qualcuno contro di te, ma dai, ma ti stai arrabbiare. Cioè non è, uno si arrabbia per il lavoro che sta facendo, non per l'incidente in sé. E va bene ragazzi, comunque, la morale è, ringrazio la community, perché come al solito avere una community dietro le spalle è fondamentale. Vi ho chiesto, ma a parte che siete stati proprio voi a dirmi, corra, guarda che questo ti sta a fare, questo, questo e questo. Siete stati in tanti, se ho ricevuto centinaia di messaggi da tutti i social, di gente che mi dice, corra, fa qualcosa, che possiamo fare? Ho detto, ragazzi, segnalate, e iniziare a segnalare pure io. Avete segnalato, io ho iniziato a segnalare anche tutti i video per copyright, le immagini profilo di questa persona. E alla fine siamo riusciti a ottenere il risultato della rimozione di questo canale. Perché, ragazzi, io sono stato buono, magnanimo e non ho voluto fare la cosa grave. Perché tranquillamente potevo chiamare l'avvocato, ma pure l'avvocato più stupido d'Italia, gli facevo vedere le prove, gli facevo vedere quel canale e automaticamente questa persona sarebbe stata querelata. Saremmo andati in tribunale, sarebbe andati in tribunale e avrebbe pagato quello che avete visto. Io ho detto no, sai che fammi fare i cazzi miei, questi saranno dei cretinetti che magari tu li denunci e vai a intaccare delle famiglie che magari sono pure brave. Fammi fare i fatti miei, fammi vedere se la posso risolvere così. Ma ragazzi, vi dico subito, se non si fosse risolta con le buone, io mai avrei permesso a questa gente di continuare a fare quello che hanno fatto. Là, se YouTube non avesse rimosso il canale, io sarei andato tranquillamente per vie legali, perché non mi interessa. Io ve lo dico sempre, anche io c'ho mille youtuber che non mi piacciono, non ho mai criticato le persone, non mi sono mai permesso di dire che rubano i soldi, che si fanno, ho detto, c'hanno gli sponsor, sono degli influencer, non ho mai detto che sono dei ladri, non ho mai detto che sono dei truffatori, non ho mai detto che rubano i soldi, ho sempre detto com'è il giro che c'è intorno ai canali YouTube, ma senza dire che sono persone che stanno facendo degli illeciti. Questi cretini sono permessi di dire con 6.000 e passa euro di donazioni certificate, io ho rubato i soldi delle donazioni, capito? Con 6.000 e passa euro di donazioni certificate, io ho qua tutti i certificati in qualsiasi momento, ci arrivano i diplomi, ci arrivano i ringraziamenti, ci arrivano i riconoscimenti, ci arrivano le tessere affiliate di tutte le associazioni, Unicef, Fire, Kyle, e io ho rubato i soldi secondo questa gente, queste sono accuse personali. Se tu dici che io non sono capace a farmi il letto, che io faccio schifo le donne qua, che io sono uno stronzo come persona e tutte queste cose qua, tu vai sul personale. A quel punto tu puoi essere denunciato. Perché se accendo la telecamera e inizio a sparare a zero a livello personale su chiunque, sono perseguibile con una denuncia, una querela, posso andare in tribunale e pago 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euro. Tra cui c'è anche la detenzione nei casi più gravi. Quindi questa gente non ha capito. Quando vi dico io a tutti quanti, state attenti a quello che scrivete nei commenti, state attenti a quello che scrivete nei messaggi. Sapete quante volte mi arrivano i messaggi? Le minacce, gli insulti. Ragazzi, basterebbe prendere ogni volta questi messaggi e fare querele e sarebbero soldi che io guadagno. Non lo faccio perché sti falliti, io non gli do manco questo... questa soddisfazione di calcolarli, io li banno, però non è detto che in futuro non mi girano le palle e non lo faccio. Perché ragazzi, non esiste che tu minacci a me. Ma come non esiste, io vi dico sempre, se avete dei canali YouTube e qualcuno vi frega l'immagine, ragazzi, vi fa la cosa che hanno fatto a me, vi rubi i video, ragazzi, non lo dovete far passare, perché io vi dico una cosa. Fra 10 giorni sono 4 anni dal primo canale. E fra un mese sono 2 anni da questo canale. 4 anni dove non c'è stato un giorno in 4 anni che non ho lavorato, che non mi sono rotto il culo, che non sono stato qua a creare i miei contenuti per lavorare, per migliorare, per vivere. Ripeto sempre, se tu non vuoi, non ti piace come persona il sottoscritto, non lo seguire. Io odio non so quanta gente su YouTube, odio proprio, cioè non li posso sopportare, ho dovuto bloccare, non mi devono uscire neanche i video sulla home per quanto quella gente mi sta sui coglioni. Non mi interessa, non creo odio nei loro confronti, non parlo di loro nei miei video. Semplicemente per me non esistono. Sapete com'è? Tu non ti piace una persona, non la devi seguire. Questa gente invece sta là a seguire noi tutti i giorni, con i profili finti, perché non è capace di distaccarsi.
Allora, se volete seguire, perché dite che io faccio schifo e che sono un cesso e poi state là però a guardare i video e le live, allora state per zitto. Non esiste che voi fate dei canali, rubate i miei contenuti per cui ho lavorato e mi sono rotto il culo e cercate di farvi soldi e un nome. No. Aprite i vostri canali e ci mettete la vostra faccia. Paura, eh? Ne le facete però. Quindi, io vi dico, ragazzi, chiunque sia su YouTube e fate video e vi rubano i contenuti, andate subito per le vie pesanti, non perdete tempo, sta gente deve essere umiliata, sta gente deve veramente marcire nella loro merda, si deve cuocere sta gente, perché non è assolutamente scritto da nessuna parte che uno si comporti così. Se mi fosse venuto il peggior nemico di YouTube e mi avesse detto: "Corra, mi sta succedendo quello che è successo a te", io sono il primo a dire: "C'hai ragione, mi schiero con te, siamo nemici, io ti do la mano, faccio finta che non succede niente tra di noi, che non è successo niente", e io sono il primo a venire a favore tuo. Se qualcuno mi dicesse: "Corra, a me mi hanno rubato i contenuti, a me mi stanno facendo quello che stanno facendo a te, mi stanno mettendo i miei contenuti su YouTube, mi stanno mettendo le immagini profilo che non sono io", perché poi l'altra cosa brutta, tanta gente che non ci arriva col cervello, pensava che ero io, che avevo fatto un altro canale, capite? Ma Corra, hai fatto un altro canale, non me l'hai detto, capito qual è il problema? Quindi, gente che si è spacciata per me mettendomi in cattiva luce, gente che mi ha insultato, gente che mi ha rubato i contenuti che è perseguibile, sia come copyright, sia per tanti motivi, gente che mi ha insultato sul personale, perciò io vi dico, stolta qua, andata così, mi sono impegnato a segnalare i video, mi avete aiutato tanti di voi a segnalare questo canale di imbecilli, e va bene così. La prossima volta, ragazzi, inizieremo a cambiare registro, la prossima volta inizieremo a incassare da sta gente, hai voluto sfruttare il mio canale, i miei contenuti, adesso paghi, si fa la querela e si paga, ragazzi. Io già avevo inviato un'email a un avvocato, ma ci sono tutte, tranquillamente tutte le opzioni disponibili, perché cioè stanno là i video. Ha detto: "Non li cancellare, non li far cancellare più i video, perché se devi denunciare più ce ne sono è meglio". Ha detto 40 video, ha detto va di lusso, va 40 video con tutti gli insulti sotto, ha detto puoi denunciare il creatore del canale, tutti quelli che ti hanno insultato pesantemente e ti hanno minacciato sotto questi video. Il PC, la meditazione, perché non siete capaci voi? Perché siete di capirte voi? Perché non meditate voi? Perché non vi comprate i videocorsi con i soldi vostri, no? Delle donazioni? Perché non le facete voi? Perché siete di bocca aperti, ridete di me, ma io ogni giorno cresco e dimostro il mio valore, ogni volta che mi sveglio vado a dormire la notte e dimostrate il mio valore, voi state la magna la merda, pia per culo a me, oggi arriva lo PC in danno. Il PC non gli arriva, non se lo può comprare, oggi arriva lo PC qua, capite? Non se le può comprare, delle cose. Vedete se ve le comprate voi. Altra cosa. Chiudo, questa è una piccola divagazione, Gran Turismo. Sta a posto, ragazzi. Vedendo l'odio che si è generato nei miei confronti, quando io nelle lobby ho sclerato e ho cercato di mettere in ridicolo chi si comporta male, ho capito che è sbagliato. Io sclero perché sono una persona giusta, quando uno mi fa un danno in pista mi fa arrabbiare, ma soprattutto nei confronti di chi mi segue, non nei confronti miei. A me di vincere una gara, arrivare secondo, terzo, quarto, quinto, me ne frega un cazzo. Non è un problema. Il discorso qual è? Ho fatto video il sabato per tutelare anche chi corre. I video bocca aperti, rovina rating, l'ho fatto sempre per tranquillizzare quella gente. Cosa è accaduto? Sto cazzo di cornetto che mi sono mangiato mi sta venendo. Cosa è accaduto? In tali video, ragazzi, che abbiamo fatto semplicemente? Abbiamo smerdato tanta gente che poi abbiamo rincontrato in pista e si è tranquillizzata. Certi non hanno proprio corso più, certi sono tranquillizzati. Ora vi dico io. Vedendo l'odio che si è generato nei miei confronti, perché in pista sono una persona reale, quello che mi passa per la testa faccio e dico, vedendo l'odio che si è generato, allora sta a posto. Io adesso da paladino di smerdare i bocca aperti, paladino che smerdi i bocca aperti, la gente che in pista fa i casini e viene a rompere i coglioni, diventerò lo youtuber come tutti gli altri. Corro, rido, scherzo, se mi sbattono, me ne sbatto i coglioni, tanto sto guadagnando lo stesso. Non farò più video bocca aperti qua, bocca aperti là, non mi interessa. E si va avanti. Tanto se uno si impegna, si arrabbia, passa le serate incazzandosi, smerdando la gente, facendo dei video, poi anche per svergognarli dopo, passa dalla parte del torto, e pensate c'è stato il video dove mi ha sbattuto il tedesco a Brands Hatch, mi ha buttato completamente fuori, e la gente ha avuto il coraggio di dare ragione a lui. Sta a posto. Finito. Finiti i video di smerdamento che mi hanno creato nemici in pista e gente che mi corre dietro. Finite le mie sclerate. Ieri mi hanno sbattuto due volte e me lo sono preso a risate. Se mi sto per incazzare, mi tiro un cazzotto in mezzo ai coglioni e sarò l'agnellino più docile del mondo da oggi in poi quando correrò. Farò come gli altri.
tanto sto guadagnando, che me ne frega a me. Vinco, perdo, sbatto, non sbatto, sta a posto. E non smerderò più nessuno. Tanto cambierò stile di giochi, quindi a chi va in culo sta cosa? Tutti quelli che continuano a giocare a Gran Turismo e che magari grazie ai miei video potevano trovarsi in pista con gente un po' più pulita. E adesso invece ci sarà sempre il solito Far West. Rimane così, ragazzi, perché arrabbiarsi, essere reali, non avere filtri, che è poi quello che fanno tutti a casa, perché tutti a casa se vengono sbattuti si incazzano e sclerano, però non si può dire. Arrabbiarsi, incazzarsi, vendicarsi in pista giustamente quando uno ti fa uno sgarro grave, è sbagliato, per molti. Io sono un imbecille, io mi arrabbio, io qua e là sta apposta. Ragazzi, io sono una persona, diventerò un attore come gli altri quando correrò e mi vedrete sempre contento, anche quando correrò non mi incazzerò più. Purtroppo è così, raga. Io mi sono stufato di fare tanto e ricevere poco. Vuol dire che a questo punto anch'io farò pro youtuber tranquillo. Riderò, scherzerò, se mi sbattono mi faccio una risata e riparto. Ringrazio tutta la community, chi mi ha aiutato, chi mi ha sostenuto, chi è stato a fianco a me in questa battaglia. Siete stati tantissimi, siamo felici. Grazie per i messaggi che mi stanno arrivando pure oggi, perché sto canale è scomparso. E vi dico, ragazzi, se avrete gli stessi problemi io sarò sempre al vostro fianco. Ciao, aglio. Whoa, whoa, whoa.